Allora, la paura è legittima, Cursano. Quali garanzie offrono i gestori dei pubblici esercizi sul piano della sicurezza? Occorre dire che quando non riusciamo a proteggere i nostri figli è la società intera che deve sentirsi responsabile, istituzioni, imprese, famiglie, perché, ripeto, situazioni di quel tipo che toccano figli, mamme, ci coinvolgono come responsabilità. I nostri luoghi del divertimento, i luoghi della socialità sono luoghi strutturalmente pensati, controllati, sicuri e rappresentano un modello italiano dell'intrattenimento e dello spettacolo in cui c'è una grande condivisione della responsabilità rispetto alla regolamentazione, rispetto all'etica, rispetto al controllo. È chiaro che oggi le emergenze che identificavano questi modelli era l'incendio, l'allagamento. E attraverso questi percorsi c'erano dei sistemi di intervento, di sicurezza, di addestramenti, ma situazioni come uno spray a peperoncino si equipara a un sistema di attentato tipo terroristico in cui l'elemento panico, follia, non è un qualcosa che si può prevenire e gestire, almeno che non si interviene sull'accesso di questo prodotto che sta creando non solo in quei 5 casi. Io vi assicuro che a Firenze, settimana sì, settimana no, c'è l'imbecille di turno che gioca con uno strumento che al chiuso può Perché provocare questi il effetti. tema è quello dello spray al peperoncino, che è un articolo di libera vendita, ne abbiamo parlato un po' di tempo fa a Mi Manda Rai 3, proprio perché spray, pistole venivano vendute liberamente e oggi vengono utilizzate anche dai malviventi per fare le rapine, non Esatto. solo dagli imbecilli per essere usati Uno all'interno strumento di delle difesa è discoteche. diventato uno strumento di offesa e Di bisogna offesa. riflettere sullo strumento, non si può lasciare il cerino solo a chi poi deve in qualche modo, insomma, rassicurare, dare alle famiglie un messaggio di sicurezza. Se anche dopo quanto è successo ad Ancona, francamente ci aspettavamo controlli più capillari e più scrupolosi. Come avete visto, il nostro inviato con una telecamera nascosta è entrato in un locale qualsiasi con uno spray al peperoncino Cursano ed è entrato senza nessun problema. Questi controlli possono essere garantiti. Capisco che nessuno all'interno di un locale può perquisire le persone che entrano, però certamente dopo la tragedia di Corinaldo forse qualcosa in più si può fare. Si deve fare, i controlli ci sono e mi creda, avvengono anche controllando che nella bottiglina di acqua minerale al posto dell'acqua c'è la vodka, come molto capita. Il controllo c'è, ma come abbiamo visto gli oggetti sono piccoli, come un pacchetto di sigarette, come un accendino. Secondo me, per poter prevenire, oltre a dare degli strumenti un po' più importanti agli addetti al controllo, che hanno funzioni di prevenzione, di attenzione, di controllo generico, però ricordiamo, non si può perquisire una persona, lo può fare solo il pubblico, le forze dell'ordine. Io penso che luoghi al chiuso, che luoghi come anche i centri commerciali, dove c'è la sicurezza, c'è i vigilantes, c'è gli addetti, andrebbe fatto divieto. Perché c'è già una predisposizione di controllo in cui l'elemento pericolo, che può essere di strada, nelle ore notturne o in spazi a rischio. Quindi, se noi non diamo delle regole estremamente chiare e restrittive e facciamo in modo che poi le figure preposte possano andare un po' oltre l'aspetto, diciamo, preventivo, perché il modello ha sempre funzionato. Stiamo parlando di un'Italia che 2 anni, 2000 anni di storia, il ballo, il divertimento, la socialità, fa parte di uno stile di vita. Non bisogna criminalizzarlo. Se poi si mette sul mercato elementi che rappresentano un pericolo, e non è colpa della discoteca, non è colpa del locale pubblico che in qualche modo deve Certo, essere certo. accogliente e gentile, dobbiamo condividere la responsabilità. Forse Cursano, nessuno nel locale ha contato effettivamente le persone che c'erano. Senza Probabilmente, io non voglio accusare nessuno. ombra di Guardate lì, dubbio, guardate quelle immagini, c'è una persona a ci sono mezzo delle quadro, come fa? responsabilità, anzi io informo che noi come federazione ci siamo costituiti parte civile nei confronti di quel locale, perché situazioni di questo Questo vi fa genere, onore e avete fatto bene. parte civile, perché
Però gradirei anche evidenziare degli aspetti che non è uno giustificativo. Quando c'è il panico, c'è il panico. Sì, però altro quando che balaustra, quando c'è un torrente e butta biglietti, giù i ponti, stiamo attenti nel senso... Però Gursano, se io ho 50 biglietti e non posso far entrare 250 persone... E su questo c'è una responsabilità come anche la via di fuga. Poi questo lo accerterà la magistratura. Però al centro della pista, ci si sta a distanza, come io e il nostro ospite, ci si sta insieme, poi certo. Ci sono altri spazi di decongestione in cui ci si siede, in cui si va al bar, però senza ombra di dubbio l'elemento della capienza è una grande responsabilità del gestore. Perché spazi all'aperto, sagre, fiere, raduni sportivi, chi risponde, Aldo Cursano, di eventuali incidenti? Il soggetto organizzatore, però questi sono ambiti molto a rischio, sì. Perché l'elemento della prevenzione, della sicurezza, degli addetti è molto legato al volontariato, quindi sì. Non c'è quella consapevolezza che molto spesso tende a prevenire il danno. Però penso che oggi la sfida sia veramente sulla responsabilità. La gestione della sicurezza, cioè prevenire con indicazioni precise, con ruoli, funzioni, serve nel momento in cui c'è l'emergenza che ognuno degli addetti sia nelle postazioni a dare le giuste e corrette indicazioni. Molto spesso il panico avviene laddove non ci sono questi elementi e quindi tutti bisogna puntare molto sulla responsabilità e la formazione. Grazie ad Aldo Cursano.